Su questa superficie spiccano numerose figure di paletta, una delle quali impugnata da un personaggio con organi genitali esagerati. Le palette sono figure squadrate o ovali, dotate di manico, spesso raffigurate in coppia o in gruppi di 5 o 6, oppure affiancate ai guerrieri. Compaiono verso la fine dell'età del bronzo per entrare nel repertorio di arte rupestre nell'età del ferro. È un simbolo ancora enigmatico che ha affascinato gli studiosi, portandoli a formulare ipotesi anche molto fantasiose sulla loro possibile interpretazione. Oggi si pensa che siano strumenti usati per raccogliere le ceneri funerarie o più banalmente per rimuovere le ceneri dal focolare e per cuocere il pane. Sulla roccia 1 di Nacquane le palette sono associate ai telai, suggerendo un forte rimando alla sfera femminile. Osserviamo ancora come, nell'età del ferro, le figure femminili scompaiono dal repertorio iconografico, probabilmente a causa di impedimenti o tabù rituali, per essere sostituite da pochi e selezionati simboli, come le palette o le rose camune.